Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto ragazzi ci tengo a ringraziare Michele di Addict2Game perché secondo me se questo video oggi lo sto facendo e come altri in Italia l'hanno fatto o lo faranno è anche o soprattutto merito di Michele che ha portato questo scoop, cioè la novità di Apsan, ovvero lo Zino 2. Sebbene pochi mesi fa abbia lanciato lo Zino Pro, una versione che già ritenevo inutile prima, adesso la ritengo ancora più inutile perché a questo punto perché uno dovrebbe comprare lo Zino Pro che già ritenevo un acquisto inutile rispetto al precedente, nel senso che comunque non aveva senso, visto che comunque dal precedente cambiava poco o quasi niente, cioè veramente cose poco utili per creare un altro drone, cioè veramente secondo me un oggetto senza senso. Adesso visto che Apsan comunque ha presentato, o meglio non ha presentato il drone definitivo, comunque ha presentato che uscirà lo Zino 2, il Pro diventa veramente proprio un drone inutilissimo, anche perché da quello che so non è ancora stato consegnato, almeno io non ho ancora visto di gente che sta provando questo Zino Pro, quindi non è ancora stato consegnato quello che già Apsan sta pensando di lanciare, lo Zino 2, ed è anche sulla carta un ottimo drone, anche perché questo ragazzi non è solo un rumor su Apsan, nel senso che se adesso guardiamo questa foto, che è lo stand che Apsan aveva alla fiera di Hong Kong dell'elettronica, si vede proprio in grande sulla parete dello stand la foto dello Zino 2, e in più ovviamente poi sono apparse in rete diciamo anche le caratteristiche tecniche che avrà questo Zino 2, quindi non è un rumors che è girato per caso in rete o magari un rumors che potrebbe essere vero o anche no, questo diciamo è proprio una cosa ufficiale di Apsan. Adesso guardiamo le caratteristiche di questo Zino 2, perché veramente sulla carta Apsan stavolta ci ha preso, sicuramente rispetto al precedente ha fatto un salto in avanti dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, almeno quelle dichiarate, veramente un salto in avanti. Guardiamo da vicino cos'è cambiato dallo Zino allo Zino 2. Allora, l'estetica è rimasta molto simile a questo, si vede davanti una striscia nera qua, che però in teoria non dovrebbe racchiudere sensori anticollisione, almeno non sono dichiarati nelle caratteristiche tecniche. Si vede rispetto a questa versione, anzi andiamo a togliere il copri gimbal, si vede la telecamera che ha un obiettivo più allungato qua davanti, appunto per poi avere la possibilità di montare dei filtri ND. Ma le caratteristiche interessanti ragazzi sono queste. Allora andiamo un po' a zoomarle. Allora, si vedono un po' male perché comunque è un'immagine abbastanza bassa risoluzione. Allora, 4K 60 fps, cioè veramente dal punto di vista puro della caratteristica tecnica tanta roba, perché ragazzi l'Apsan Zino con drone richiudibile, avere un 4K a 60 fps è una cosa pazzesca, perché c'era solo l'Autelivo come drone richiudibile, perché neanche il Mavic 2 Pro a questo tipo di risoluzione. Ovviamente bisogna vedere con che bitrate avrà questa risoluzione, perché secondo me era meglio portare un bitrate alto, visto che lo Zino, la versione precedente, diciamo lo Zino 1, ha un bitrate sull'immagine che è circa di 55-59, diciamo varia intorno a quello, megabit per secondo, quindi una risoluzione non eccelsa, se pensiamo che il Fimix 8 o i DJI o l'Autelivo, cioè questi droni hanno tutti un bitrate di 100 megabit per secondo, quindi una risoluzione molto alta del 4K, mentre lo Zino aveva una risoluzione non altissima del 4K, quindi addirittura adesso portare 60 fps, speriamo che però abbiano alzato anche diciamo la risoluzione, non è specificata, quindi non vorrei che sì, mi metti 60 fps ma mi mantieni ancora una risoluzione non eccelsa, forse era meglio 30 fps con una risoluzione alta, però poi magari ci stupisce e ha tutte e due come l'Autelivo, però essendo un drone tra virgolette low cost non credo.
App e firmware update, ecco ragazzi, questa cosa finalmente anche Apsan è arrivata anche lei ad avere l'aggiornamento tramite app, quindi non dovremo più fare tre tipi di aggiornamenti diversi, cioè la camera, il gimbal, il drone con tre tipi, con tre metodi addirittura di aggiornamento diverso in base a cosa andavamo a aggiornare del drone, e soprattutto non ci vuole un PC, perché chi aveva un Mac non poteva fare l'aggiornamento del drone, bisognava per forza avere un PC Windows. E in più il radiocomando, che era veramente una cosa assurda. Addirittura all'inizio bisogna fare un ponticello, poi addirittura hanno messo un cavetto per fortuna all'interno della confezione. Comunque una cosa assurda, cioè nel 2020 si andava a aggiornare il drone come 15 anni fa. Quindi finalmente anche Apsan è riuscita a introdurre questa cosa. È veramente una cosa, sembra stupida, però forse è una delle cose più importanti che è riuscita a introdurre Apsan. Poi l'optical flow, perché questo drone, o meglio l'Apsan Zino versione 1, non aveva nessun sensore sotto, né fotocamera, né sensore ultrasuoni, né sensore infrarossi, quindi manteneva la posizione, o meglio mantiene la posizione, solo tramite il GPS. Ma finalmente anche Apsan, anche qua, è arrivata e ha introdotto l'optical flow, quindi avrà sicuramente una stabilizzazione migliore dal punto di vista dell'overing, e anche quando il GPS è scarso potrà tranquillamente avere una posizione ottimale. Poi il precision landing, che era stato introdotto già nello Zino 1 da poco tempo, è stato introdotto forse ancora in beta questa funzione, però non avendo telecamere sotto funzionava, o meglio funziona, tramite la telecamera anteriore che si abbassa e inquadra il landing e fa il preciso landing attraverso la telecamera anteriore, mentre qua tutto viene fatto dalla telecamera apposta sotto al drone, come fanno, diciamo, tutti i droni, eh? Niente di nuovo, nuovo per Apsan. Poi vedete la possibilità di installare filtri sull'obiettivo, come vi dicevo prima. Poi si potrà fare l'hyperlapse, batterie intelligenti. Ecco, un'altra cosa dove Apsan aveva veramente toppato erano queste, cioè queste batterie che erano tutto tranne che intelligenti, quindi batterie che creavano, o meglio hanno creato, tanti problemi a tanti utenti, perché comunque la percentuale di durata non è precisa, sono molto imprevedibili. Tanti hanno proprio avuto problemi su questi tipi di batterie, anche proprio che la batteria se n'è andata a dar via i ciap. E poi un'altra cosa che spero che cambi, cambiando la batteria, è il caricatore, perché ragazzi, veramente questo caricatore dell'Apsan, tipo giocattolino da drone da 10 euro, probabilmente non ci sarà più, perché con delle batterie intelligenti ovviamente quel caricatore non avrà più senso, anzi diventerà inutilizzabile. Poi, quindi un'altra cosa interessante, le batterie, perché comunque rendono il volo sicuramente più sicuro. Poi vabbè, il gimbal su tre assi, come comunque aveva già l'Apsan Zino 1, che già era ottimo, perché comunque lavorava molto bene questo il suo gimbal. Poi vabbè, imaging tracking, quindi seguire un soggetto, quello vabbè ce l'ha tuttora, ovviamente lo farà meglio. Panorama photography, queste sono le funzioni, diciamo, di volo automatiche. Ecco, automatic return to home. Ovviamente lo faceva anche lo Zino 1, questo lo farà sicuramente meglio. Orbiting, nel senso che girare intorno a un punto di interesse, che ovviamente faceva già anche questo. Ecco, un'altra cosa qua, un altro passo avanti, ragazzi, è questo: Long Battery Life, praticamente 33 minuti di durata delle batterie. Queste batterie veramente durano pochissimo, nel senso che vengono date, mi sembra, intorno ai 23 minuti di autonomia, ma poi reali siamo intorno ai 15. Poi con questo discorso che la percentuale è molto variabile, è anche difficile dire realmente quanto durano queste batterie. Qui in teoria abbiamo 33 minuti, che poi non saranno 33, ma anche se sono 28, tanta roba, eh. Poi Loss control file safe, quindi in caso di file safe qui abbiamo loss control file safe, nel caso perda il segnale, ha un ritorno automatico. E qua abbiamo low battery file safe, anche qua nel caso la batteria vada in crisi, cioè l'autonomia vada al di sotto di una determinata percentuale, il drone farà un ritorno a casa da solo. Qua abbiamo un'altra cosa interessante. Allora, un display all'interno del controller, quindi qui ci sarà un display.
A quanto pare il controller è molto simile al precedente, cambiano le antenne, vedete le antenne più cicciotte e più corte rispetto a queste. Vi dicevo, il display qua in mezzo, e un'altra cosa che avrà rispetto a questi sono gli stick, che sono in alluminio, o meno sembrano in alluminio e non più in plastica, e spero che abbiano migliorato anche sta cosa, che in teoria dovrebbe già essere migliorata anche nella Samsung Pro, però che veramente sti stick con una corsa lunghissima e super morbidi, quindi in teoria si spera siano migliorati anche quelli. E poi dal punto di vista estetico lo vedete qua da parte, vedere questo e vedere questo, diciamo molto simili dal punto di vista estetico. Un'altra cosa, sembra che abbia ancora però le eliche col fissaggio con le viti, quindi non a sgancio rapido, e su un drone di queste dimensioni, perché si ostinano a fare il fissaggio delle eliche con le viti e non a sgancio rapido. Vabbè, però diciamo che forse è il minore dei mali, anche se, visto che hanno corretto tutto quello che c'era da correggere, avrebbero potuto anche fare, o meglio introdurre, questa opzione. Quindi ragazzi, probabilmente uscirà entro la fine dell'anno, o magari inizio con l'anno nuovo. Quindi con queste caratteristiche, un drone che diventa dal punto delle caratteristiche tecniche molto vicino al Fimi, praticamente tutto quello che ha il Fimi tuttora ce l'avrà anche l'Upstanzino. Quindi andranno sullo stesso livello dal punto di vista tecnico, il prezzo non è ancora dato sapere, però veramente ragazzi, con queste caratteristiche un drone che va sicuramente tenuto d'occhio. Se il prezzo sarà competitivo con queste caratteristiche, sarà un drone super super interessante. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi, ovviamente, di queste nuove caratteristiche e di come vedete posizionarsi l'Upstanzino all'interno del mondo dei droni, dove veramente in questo periodo ne stanno uscendo di tutti di più. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale le mie prime impressioni, le caratteristiche tecniche del nuovo Upstanzino 2 vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, e ciao!